Ed eccoci qua, finalmente l'ultimo premium live event dell'anno, WWE Survivor Series 2022. Come avete notato c'è aria di cambiamento in giro, non solo perché sono i War Games, ma perché sta cambiando qualche altra cosa. Ma oggi è giornata di pronostici, quindi non perdiamo altro tempo, iniziamo subito la puntata numero 181 di Saito Slam. E sigla! E bentrovati tutti quanti qui, come sempre, in conduzione, il vostro chairman, the one and only, Daniele Donzì, in compagnia di è lui o non è lui? Non è lui, però è sempre qui per i pronostici, il nostro King of Lesotho, Massimiliano Costi. Ciao Massi. Ciao chairman, buonasera a tutti.
Buonasera anche a te e introduciamo subito anche l'uomo delle categorie speciali, l'uomo che ci ha portato fino alla fine di questa edizione dei pronostici, ladies and gentlemen, il nostro Cheng. Ciao Cheng. Buon pomeriggio. Allora, fermi, perché oggi abbiamo un ospite speciale con noi. Dobbiamo dirlo. Lo abbiamo chiamato in tanti modi. Lo abbiamo chiamato Nightmare, lo abbiamo chiamato Gabbo Armani, lo abbiamo chiamato il Nessun Dorma, chiamatelo come volete, ma oggi dobbiamo chiamarlo The New Wrestle Trivia Champion, Ladies and Gentlemen, Gabbo Mars. Ciao Gabbo! I'm here. To representing myself. Mi sentite? Sì. Sì, no, non volevamo sentire l'inglese, però va Ok. benissimo. Bene, bene I am, l'inglese. Your reigning, defending, undisputed Wrestle Trivia Champion of Open Wrestling TV. Gabbo, the Nightmare Armani. Mars. Io non sono bravo come Jay a nascondere le risate. Vorrei tanto, vorrei tanto. Senti, Champion, l'importante è che sei pronto per oggi, perché oggi è una giornata. Oggi sono pronta. Se lo dici te. Oggi sono pronto, come dice Chris, acqua di Gabbo, l'acqua dei campioni. Eh Giustamente, beh, ecco, no, mettiamolo, mettiamolo, giustamente. mettiamolo. Ragazzi, chi riesce a comprare acqua di Gabbo mi contatti, perché comunque è introvabile, eh? Attenzione, chi ci riesce me lo dica. Signori, Così improbabile che non la trovo neanche io, tra le tante cose. vabbè, io No. stenderei un velo pietoso su questo argomento, quindi andrei francamente avanti. Però volevo sentire Cheng, che ha poca voce, mi sembra di capire, ma ce la fai a parlare? Sì? Sì, senza Se ce la microfono. fai a parlare, ci hai bevuto. Bravo, Cheng. Unito. Bravo. No, che tengo il muto perché ogni tanto partono dei rumori strani, però no, ce la faccio. Cosa mi vuoi chiedere? Dica pure. No, no, fi figurati, non voglio sapere nulla su questi rumori strani, ragazzi. Assolutamente nulla. Niente, tutto questo, appunto, dicevamo, il nostro carissimo Marco Enzo Venturini, che salutiamo tanto, oggi non ha potuto essere qui con noi per l'ultima puntata, quindi prenderà 0 punti nei pronostici, e quindi mi sembra Ah, così ti conviene, giustamente, io visto che me la giocate. sono avanti di 2 punti, non vedo perché dovrei temere qualcosa del genere. Ragazzi, oggi però dobbiamo dare un senso un po' di più a questi pronostici, ci dobbiamo mettere qualcosa in ballo di più. Io metterei la presidenza proprio di worldwrestling.it e la toglierei al Venturini, quindi non lo so. Mettiamo in palio altro comunque. Tra l'altro, come dice Oddio. Chris, non c'è il mezzo per parlare delle nuove Survivor Series, perché in realtà, non so, sarà stato sopraffatto dalla gioia, ragazzi, chi lo sa, chi lo sa. No, ora, dai, Dicevi? a parte gli scherzi, però ne avevamo parlato prima, dai. Su questo argomento ci siamo soffermati, se non sbaglio, settimana scorsa o 2 settimane fa, ne avevamo parlato e Menzo era assolutamente contento di quello che sta per accadere nel prossimo Premium Live Event targato WWE, quindi tranquilli. Tranquilli, tranquillo, niente. Allora, senti, entriamo un attimo nello specifico, perché adesso tra poco entriamo nei pronostici match per match. Però parliamo un po' di questa card, ragazzi, o no? Perché non è un po' troppo War Games centrica, cioè è tutto lì. Abbiamo criticato tanto i pay-per-view a tema che parlavano solo di una cosa. E qua stiamo promuovendo però un Survivor Series War Games, dove in pratica il resto è un po' un contorno, cioè siamo qui soltanto per questi 2 match. Se vanno bene, abbiamo vinto, se vanno male, abbiamo cassato un intero Premium Live Event. Ha senso fare una cosa del genere? Comincia da Gabbo, poi così Cheng nel frattempo prende voce e poi mi risponde. Hanno creato un premium live event veramente concentrandosi solo su quei 2 match, sui 2 War Games e basta. È vero che c'è ad esempio Bobby Lashley contro Seth Rollins contro Austin Theory per il titolo degli Stati Uniti e va bene. Per il resto poi c'è poca carne al fuoco, anche perché
la Bloodline è bloccata, quindi i titoli tag team e i titoli dei pesi massimi, nonostante siano risultati scontati, che vincano sempre loro e quant'altro, non fanno parte della card. Io onestamente sono sempre stato un amante delle Survivor Series del genere titolo contro titolo, Raw contro SmackDown. Mi gustava. Il mio discepolo. Mi interessava. Discepolo. Era bello. Il problema è che negli ultimi anni si era un po' perso questa cosa. Addirittura ci sono stati dei match per i titoli, quindi titoli degli Stati Uniti è stato difeso quando in realtà non doveva essere difeso perché era un titolo contro titolo. E ritornando all'argomento principale, quindi sul fatto che si siano concentrati solo su War Games, il rischio è questo, è che se ti va veramente molto bene la gente non si ricorderà neanche degli altri match e dirà bravo Triple H, hai fatto una cosa stupenda, meravigliosa. Se ti va male, chiudi l'anno dei pay-per-view a novembre e per due mesi la gente parlerà solo delle ultime series che hanno fatto pena. Quindi è un rischio alto, se non altissimo, che loro probabilmente hanno calcolato, nel senso che metteranno il War Games maschile come main event perché c'è Roman Reigns, ma perché è molto più interessante di tutti gli altri match alla pari, cioè diciamo che quello femminile è uno scalino sotto, però anche quello è molto bello, non vedo l'ora di vederlo. Occhio a questa affermazione che hai appena fatto, perché manca un membro nei War Games femminile, quindi ne parliamo più avanti. Però occhio, è l'affermazione X. Però ecco, il rischio è alto, il rischio è veramente alto che se ti esce letteralmente, passatemi il termine, una ciofeca, rischi tu, federazione, di chiudere l'anno, mentre le concorrenti, ovvero l'AEW, se non sbaglio ne ha un altro di pay-per-view a dicembre, se qualcuno mi conferma, se no non fa niente, mi sarò sbagliato. Mi sembra di no. Neanche loro? Ok, quindi chiudono tutte così, ok. Hanno penso una puntata speciale, credo. E tu rischi veramente di chiudere l'anno male. E secondo me chiudere l'anno male, è vero che molti possono dire vabbè, ma c'avevi Day One l'anno scorso. Sì, però quest'anno è diverso. Quest'anno c'è Triple H, quest'anno ci sono stati dei cambiamenti. Il premium live event, l'ultimo premium live event, non è più il Survivor Series di una volta, ma è una novità sempre di Triple H. È capace che per questi sei mesi ti sputtani letteralmente e ti esce un main event pessimo. Non lo so, mi auguro di no. Pessimo poi, non pochi credo, match. Però poi, pessimo non credo. No, pessimo no, però pochi match più che altro. Quindi dureranno tantissimi War Games probabilmente. Cheng, secondo te? Può essere anche quello che dice Cristina, addirittura la nostra Miss 1000 che ci dice che convinta che sarà 4 contro 4 perché Nikki Cross da forfè. Libera di pronosticarlo, Gri, la vedo complicata come soluzione. Ma in linea generale quello che dice Gabon non è campato in aria, anche perché hanno messo dentro un Kevin Owens che mi fa molto piacere, ma so essere non proprio al massimo della forma. Quindi il rischio di botch, il rischio di infortuni, il rischio di qualche altra cosa c'è sempre. Tenge? Guarda, io vado completamente controcorrente. Meglio che ci siano pochi match, così sto pay-per-view, a differenza di Crown Jewel, 3 ore e la chiudiamo. Tanto, l'ho scritto anche nel gruppo privato nostro, ci sono sti 2 War Games, il resto... E noia, non ce ne frega assolutamente niente. Adesso voglio ridere quando dopo dovremo parlare di Ronda contro Shotzi. 5 secondi. Beh, inutile. Occhio cosa, agli Swerve. Cosa, occhio. Al di là che c'è sempre quel pericolo che aggiungano qualcosa ed è atroce, immaginatevi voi un... Ecco, Tozawa contro Corbin. Che cacchio volete vedere? Cioè, nel senso...
meglio dare grande tempo con una scrittura buona dei due match, speriamo con anche risultati che, come dico sempre, portino e inizino la vera costruzione per WrestleMania, perché io sono uno dei pochi che dice la rotta WrestleMania non inizia alla Rumble, ma inizia alle Series. Io sono sempre di quest'idea, le cose lunghe bisogna iniziarla a bucare qui, perché comunque essendoci dei team, qualche ingavagnata può iniziarla a costruire, specialmente dal lato Bloodline, che è l'unica cosa che veramente mi interessa, perché l'altro War Games, dopo andrò nello specifico, anche quello femminile non è che mi interessa. Adesso c'è sto nome qui che gira, Becky, sento tutti ste gran Becky, però vediamo, perché attenzione, so. Allora, alt, che Becky... Io sapevo Charlotte, comunque. No, cioè, no. Il nome che nome... più nominato è stato quello di Charlotte, almeno sui social è Charlotte. Cioè, ma a parte che... Scusami, Gab, ma sì, poi sì, cosa c'entrerebbe Charlotte con tutto questo caso? Non lo so, però... Ma, guarda, Massi, per i parametri WWE è buccabile in Charlotte da una mana bianca, le famose amiche, poi ci veniamo a WrestleMania. Le storyline purtroppo in WWE... Storyline in WWE sono un gioco semplice. No, non riprendiamo le gimmick di Allegri e compagnie belle, per favore. Assolutamente. Io in realtà quello che temo è che ci siano degli sverboni tremendi, perché alla fine, se tu ci pensi, è tutto fin troppo lineare. Almeno poi Cheng dice questa costruzione non è totalmente noia, non mi dice nulla, però quella del intento del War Games femminile, però è quello più lineare in assoluto. Quindi la storia tra Bayley e Bianca che arriva a un culmine dove mettono insieme pure le loro compagnie e si menano all'infinito dentro i War Games. Ci può stare, ci sta. Anzi, una delle poche cose che hanno una certa coerenza nella narrazione di WWE, quindi non vedo perché dovremmo cassarla. D'altro canto, è una noia letale, se tu ci pensi tutto. Quindi al netto delle mazzate che si daranno, sarà tutta una noia letale. Quindi siamo sicuri che non vorranno mettere all'interno di sta roba qualche swervone tremendo. Ma swervone tremendo tu cosa intendi? Io ho la mia linea logica e non credo che mi muoverò da quella, e penso che sia contraria alla vostra. Ora andremo nello specifico match per match. Vediamo, però io ho paura. Poi non so, la gestione delle sorprese, ex profeta King, che sta guardando? Che fa? No, se c'è qualche notizia così dell'ultima ora. Sono sempre così per informarmi, però non c'è niente di me. Sì, no, si figuri, non volevo disturbare più di tanto la sua attività. No, io sto ascoltando. Beh, io comunque volevo continuare a ringraziare i grafici della WWE, che... Sembra che sia confermata questa grafica col dualismo rosso e blu, quando ecco, non è più io... contro SmackDown, al di là che a Raw ho visto che hanno iniziato a mettere le grafiche con i colori militari in alto, quindi sto aspettando, anche se i poster ormai sono tutti usciti con questo dualismo, ogni tanto sbuca qualche cosa a color militare, però fuori tempo massimo qui, ragazzi. Io penso che siano degli incompetenti, ci cioè hanno lasciato, vedete il logo in background che c'è qui, ragazzi, c'è rosso e blu e alla fine non c'è nulla di Raw contro SmackDown, una cosa indecente quello che... No, sembra un pay-per-view come un altro, nel senso c'è roba di SmackDown e c'è roba di Raw, non contro. Ma dico, i grafici li paga dei miliardi in WWE, cavolo, cambiatelo il logo direttamente, metteteci qualcosa a livello militare. Poi di Survivor Series non c'è proprio nulla. Cioè non c'è un 5 contro 5 a eliminazione come match tradizionale di Survivor Series. Non c'è niente. Cioè questo pay-per-view, questo premium event, non si doveva neanche chiamare forse Survivor Series. È un'altra cosa. Sai che di cosa ho paura? Che il giorno stesso venga deciso un 5 contro 5.
Anch'io senza costruzione. Sì. Ho una paura clamorosa, l'hanno sempre fatto. Non sarebbe la prima volta. Creano un match. E chi ci butti però? Che la maggior parte si è detto il War Games. Già ci puoi buttare. Ma magari... Roman a SmackDown. Dipende come... Nakamura. Ci puoi buttare il New Day. E il quinto membro... Ricochet. Ricochet sta in faida con Bro Strowman. Che fai? Venerdì c'è il match Bro Strowman-Ricochet. Se meno, a proposito di Ricochet, ma fare un tag con Mustafa Ali, c'è pure Ali. Fare un tag con Ali, che li vedo belli. Belli pimpanti, Gli svolazzoni. ma Ali sta... Non ho capito. Svolazzoni, però sono svolazzoni di un certo livello, ragazzi. Sì. Il problema è a Raw. Pure se dovessero annunciare un 5 contro 5 a SmackDown, ne hai trovati 4 e ci butti un quinto. Ok, a Raw già è complicata. Omos è sparito. C'era pure stanotte. Non hai visto di nuovo la puntata di Raw? No, ho visto. Perché ho fatto tardi. E poi sto dannato maltempo, non riesco a vedere la puntata. Che guardi alla finestra, scusami. No, è maltempo, scusa, che guardata a finestra il maltempo. Ha ragione. Io immagino la scena. Ma ha fatto l'aggiornamento di Windows in 4K, ha detto guarda come è venuto bello sto aggiornamento, era la finestra. Guarda che grafica. Allora, troppo realistica. Guarda, ti faccio anche guarda che bello aggiornamento di Windows. Questo è Windows 12, è bellissimo. Guarda che riflessi. Il bilanciamento del bianco fa un po' schifo, però lo penso. Sì, poi scendi nelle scale del condominio e c'è Windows Server praticamente. No, c'ho mia nonna. c'ho mia nonna. No, ragazzi, vi prego, non un'altra volta Bro Strowman o Moss, vi prego. No. Sarebbe perfetto. No, sarebbe basta. Perfetto. Sarebbe perfetto. Raw contro SmackDown. Ok. Diviso anni 5, uno contro uno. Moss. Uno contro uno e basta. Va bene. Team Moss contro Team Strowman. Mago Merlino. Mago Merlino dice c'è anche Gunther a SmackDown. Non ha senso perché... Ricordiamo che comunque questi due non possono essere in faida. Strowman e Moss. Ricordiamolo. Perché abbiamo... Dov'è? Giusto. Va ricordato anche questo. No, diceva di Gunther, ma Gunther non difende il titolo. Purtroppo non difende il titolo a Survivor Series. No, la finale è settimana... Dovrebbe essere settimana prossima. Settimana prossima la finale, anche perché da quel che ho capito sto torneo l'hanno fatto per... Sì, per Fox. Sì, perché c'ha le diritti alla Coppa del Mondo e ha fatto un torneo. Vabbè, poi questo ne dovremmo parlare, Daniele, che... Sentiamo. Anche se ti porta tanti soldi, la Fox, USA Network, Peacock, quello che ti pare, sono sempre fasti. E tu? Ma tu sei quello nuovo! Ciao, carino! Avete visto che bello lo stemmino? Avete visto? Stavo dicendo. È stupendo. Ma hai festeggiato la vittoria del titolo facendoti una striscia di un chilometro? No, mi dissocio da quello che hai detto. scherzavo. Su Cetox Slam, cioè io non scherzavo, era lui che ha detto la cosa. Ragazzi, è bello questo stemma, chi è in chat? È bello questo stemma nuovo. Sono una rottura di scatole, perché ora che ci penso, Fox... Praticamente da quando c'è Fox il titolo intercontinentale, eccetto Clash at the Castle, basta, è sparito. Non viene mai difeso nei pay-per-view, viene difeso per carità, va bene difeso a SmackDown, perché secondo me i titoli dovrebbero essere difesi sia nei primi live event che negli show settimanali, cioè non tutte le settimane, però ogni tanto ci sta. E sta cosa che Fox... abbia il... è come, ti faccio un esempio assurdo, però più o meno c'entra, la Sony con Spider-Man, che possiede i diritti di Spider-Man, e quindi la Marvel è stata costretta, tra virgolette, ad accontentare Sony.
È un po' la stessa cosa. La WWE deve accontentare Fox perché altrimenti Fox rompe le scatole. C'è che rompe le scatole. Senti, ti fa un accordo da 1 miliardo che magari vuole pur pretendere qualcosa o vuoi soldi per niente. No, no, per carità, soldi per niente, no. Ecco Kane da questa parte. E... Ah, ok, finita. Ok, ciao, finita. Tosse. E, ok, ti do ragione, ti do ragione. Però quando tu WWE, no, firmi un contratto del genere, magari non ti viene da dire, vabbè, non dico non deve difenderlo mai, ma almeno facciamo in 4 pay-per-view su 12 all'anno. Potrebbe essere difeso, no, invece no. Insomma, sono state già queste trattative, sono andate così, quindi io non ci perderei altro tempo sopra, e purtroppo è così. E quindi cosa ci troviamo adesso? Noi adesso noi ci troviamo una card di 5 match, 5 signori, non di più, non uno di più, non uno di meno, e ad alto rischio in generale, perché se va bene sarà una card... per sempre, altrimenti sarà una di quelle cose che ricorderemo per sempre, ma in senso negativo. Per cui, come potrebbe dire il nostro Cheng, bando alle ciance e ciancio alle bande, io manderei il nostro tabellone per i pronostici. Via questo banner e andiamo. E direi che cominciamo subito con le cose inutili, cioè leviamoci davanti. Meraviglioso, cominciamo con le cose inutili, tanto. Ma sì, cioè, e non stavo parlando del Venturini, pensa a te. No, esatto, infatti, dai. Allora... tra l'altro Cristina ci dice venerdì ufficializzano Wyatt contro Dupree. No. Comunque no. No, no, Cristina, cosa hai tirato fuori? No, dopo ne dobbiamo parlare. Ne parleremo magari dopo. Facciamo i pronostici, ragazzi, così cerchiamo di avere un quadro complessivo della cosa, poi vediamo quello che non può essere. Iniziamo da Rollins contro Lashley contro Theory, titolo valevole, match valevole per il titolo degli Stati Uniti d'America. Ora, se questo match non lo vince Theory, secondo me non ha grandissimo senso. Non ha grandissimo senso che abbia perso la valigetta, non ha grandissimo senso nulla di tutto questo, a meno che non lo vinca di nuovo Rollins e parta finalmente la faida Theory contro Lashley, che secondo me è una porcata senza confini, ma potrebbe avere tanto senso. Per cui le mie due scelte sono, ci sono, diciamo, dibattuto un pochettino tra Rollins e Theory. Devo dire che secondo me avrebbe senso Theory, ma siccome nulla ha senso in questo mondo, io direi che vado per Rollins. Gabbo, a te la parola. Allora, è interessante come in questo match ci siano un heel che sta diventando face e un face che sta diventando heel. Quindi è interessante la questione. Allora, ci avevo pensato stamattina quando ho visto su Instagram la grafica, ho detto mannaggia a me che non chiudo i social, perché mi sono spoilerato Raw, perché... allora, da un punto di vista tifoso Lashley, ma visto che mi gioco la penultima posizione, perché l'ultima la lascio volentieri a quello che è sotto di me, ovvero Massi, anch'io confermo la vittoria di Rollins, né più né meno. Quindi per te vale Rollins. Sì, Cheng, sì. Secondo te? Ma pure io Rollins. Ci tengo solo a precisare che Rollins farà il face della situazione, gli altri due faranno gli heel, ma gli heel si daranno noia tra di loro. E io temo esattamente questo.
che sia appunto questo match sia l'emblema dell'inutilità, perché viene messo letteralmente per riempire un po' la card, al pari di quello che vedete nella riga successiva, attenzione, però che non ci sia tanta logica nella cosa, cioè, c'è un'inutilità generica. Discorso diverso dovesse vincere Theory, ma temo che non lo faranno vincere. Il problema è che Rollins ha vinto il titolo 2 settimane fa, 3 settimane fa, prima di Crown Jewel, no? No, poco prima di Crown Jewel. Fagli perdere subito il titolo, vorresti, cioè, di... come ti posso dire? Renderesti la figura di Rollins un po' patetica, nel senso, ha battuto Lashley perché è infortunato, però alla prima possibilità in cui Lashley poteva riprendersi il titolo, Rollins poteva perdere il match, lo fai perdere. No. Cioè, un po'... Vabbè che Seth Rollins è come Roman Reigns, come Drew McIntyre, vince, perde, quello che succede non gli cambia molto. Hanno sì, uno anche status... perché dipende molto anche da come viene gestita la situazione, da come vince, da come perde. Non è un personaggio appunto alla Mustafa Ali, che lo puoi affossare domani se perde qualcosa. Rollins può perdere. Sì. Chiaramente dipende come lo dipingi. Quindi ci può anche stare che perda. Io temo più che altro che il discorso sia che a Roma manca un titolo, manca il titolo massimo, quindi per rendere credibile e innalzare veramente il titolo secondario devi dargli un regno di un certo peso che non può durare così poco. E se pensiamo che il titolo massimo non si libererà prima di WrestleMania, cioè questo titolo deve restare libero, cioè deve stare solido per diversi mesi. Sei fiducioso, che hai detto WrestleMania, no. Si parla di addirittura di SummerSlam. Ma si parla secondo me anche di ritirare il titolo. Dice, ormai basta, il titolo non serve più, non ci può essere nessun campione in più dopo Roman Reigns. Lo tiriamo fuori quando uscirà un altro nuovo. La vedo complicata comunque. No, vabbè, ritirare il titolo sarebbe uno smacco per tutti coloro che lavorano appunto per vincere il titolo, dai. Sarebbe qualcosa di clamoroso. King. Chi vince? Ah, sì. Oh, no, mi senti? Mi senti? Ok. No. Io faccio il pronostico stronzo, dico Theory. Eccola, te lo sei giocato subito stavolta? Sì, perché? Sì. Lui lo sa perché farà sempre diverso da me, perché non vuole arrivare ultimo. Ecco. Quindi lui vuole dire tutte diverse da me. E guarda, considerando il, diciamo, il tuo rollino di marcia, io non è che gli dia tutto questo torto al King. Tra l'altro, semmai dovremmo avere le indicazioni del Marcella Bravo, così uno... ti do ragione, lo devo sentire, dico, senti, devo vincere. Ecco, in realtà Chris ci ha dato una grande idea, il pronostico a stronzo doveva essere Sciozzi. Io ci ho pensato, adesso ci arriviamo. Chris, dato sempre dice che Eddie oggi non c'è, no, mi ha scritto, ha detto che sta andando a farsi un tatuaggio, ragazzi. Il logo Cytok Slam è sotto campione. Esatto. Lo voglio vedere, ragazzi, lo voglio vedere. Nelle regole del prossimo campionato verrà specificato. Eddie non potrà scrivere i pronostici in chat, li può mandare solo in privato. Sì, se no li copiate tutti, ragazzi, c'è poco da dire. Assolutamente sì. Copioni, non siete originali. No, non siete originali, no. Allora, andiamo avanti, perché qua adesso c'è... Allora, questo match, questo si presta tantissimo. Ronda Rousey contro Shotzi, che poi Popporaccia, l'unica che non ha recuperato il cognome. Ci avete fatto caso, è rimasta Shotzi e non hanno ripreso Blackheart. Però sta bene così, Tutto sommato sta bene così. E certo, sì, perché è un nome particolare, non è che dici, per esempio, il top era... chi è che abbiamo andato? Tipo Austin Theory. Anche ai tempi, che Cesaro poi gli hanno sempre tolto, però era gente che aveva nomi
normali. Shots è una cosa strana, quindi se dici sì, solo esatto. Shots ti ricordi. Diciamo che questa roba sotto Vince criticatissima, siamo sotto Triple H, ci può stare, siamo sempre là ragazzi, questo doppio pesismo non mi piace per niente. Detto ciò, vogliamo parlare cosa... della Rodriguez. Parliamo della Rodriguez, che porella. Ma non per il... No, lei ha detto che del cambio di cognome non gliene è fregato nulla. E sta bene anche così. C'è no, chiaro, più che altro il personaggio ride troppo. Cosa ridi? Cosa ridi? Basta ridere. Che vuol dire? Ma sempre... Ora, ultimamente sta ridendo meno, però se... Le prime volte rideva come... Perdevo... Cosa ridi? Hai perso? Ti hanno menato? Cosa ridi? Incazzo, ti avrei dato ragione. Ti avrei dato ragione. Tempo. Ma a parte che... Non l'ho mai vista ridere dopo una sconfitta. E no, quella allora, è lei. Cioè, l'ho vista anche sui social, che sì. È sempre sorridente. Quindi è proprio una sua caratteristica. Sì. Non puoi cambiare la persona. Se la persona è così, se no. L'estero è un figlio di brava donna, non è che gli puoi dare il personaggio che... Ah sì, vi amo tutti. No, lui è così fuori ed è così. Ma Lesnar fa il cazzo che vuole, per dire. Vabbè, sì, volevo dirlo in altri termini, però. Detto il termine tecnico proprio è quello lì. Ma è vero. No, l'importante, è, l'importante è non ridere durante il proprio ingresso o comunque fare le facce durante l'ingresso. Ciao. Qualcuno ha detto Sasha Banks, infatti. Sasha Banks. No, se vinceva entrava tutta. Perde. Fermi. Allora, dice Mago Merlino, faccio il pronostico stronzo Ronda. Io vorrei dire che la favorita è Ronda. Infatti, segnami Ronda, non chiedermi più niente di questo incontro, non lo voglio neanche vedere. Scusami, c'è anche vero la possibilità che Shorts vincerebbe, insomma, vincesse? Ma poi ha vinto il titolo adesso. Questa va dritta a WrestleMania. Infatti, questa fino a WrestleMania va liscia, Allora Chris, clip di questa cosa, perché se poi non succede... No, c'è già il match scritto con una persona. Allora, sì, si parla del match tra Ronda e Becky da una vita, quindi insomma... È Bianca e Charlotte, sa che le donne le abbiamo già sistemate. Però vedi, mentre Becky e Ronda secondo me non hanno bisogno del titolo per fare questo match, perché è un match sulla rivalità, non sul titolo... Bianca e Charlotte possono andare, può essere una faida per il titolo. Occhio, ma per me nessuna delle due per come bucherei io, nessuna dei due incontri ha bisogno dei titoli. Il problema è che in WWE ormai ragionano con questo è il match importante, deve avere il titolo per renderlo ancora più importante. Sì, da sempre questo, non se lo sono inventato adesso. Però Bianca, volendo, è ancora un non dico nuova, però è sicuramente la persona che tiene il titolo un po' alla John Cena, quindi ci sta un po', cioè uguale, precisa. Ok. Scusami, hai detto John Cena, Gabbo, puoi fare come l'altra volta, Bianca Cena. Cosa ha fatto l'altra volta? Aiuto. Your time is up, my time is now. You can EST me. E poi non mi ricordo, è bellissimo tutto ciò. Grazie Gabbo. Scusate, interferenze, sembrava Gian, invece era Gabbo. Rimettiamolo qua, per favore. Intanto ciao Mauri, grazie per il logo, è nuovo e dobbiamo ringraziare, anzi diciamolo, anche se è in ritardo, ringraziamo l'autore di questo logo, che è Daniele Dotti. Ma magari fossi così bravo, assolutamente. Dobbiamo ringraziare, è incredibile che questa cosa venga in un podcast, una live come Setto Slam, dove non si parla di All Elite. Indovinate chi ha fatto questo logo? Lo ha fatto il nostro Massimo Del Prete, che conduce All About Elite. Quindi, swervone totale. Grazie. Quello che ha perso! Oltre a perdere, ci ha fatto anche un luogo nuovo. Doppia beffa. Cioè, che sportività di Gabbo, grazie Cheng. Proprio la sportività di Gabbo. Proprio. Allora, brutte persone che siete, durante la puntata, Mass cercava di sviare.
Cosa? E perché stiamo dedicando tutto questo tempo nella riga di Ronda contro Sciozzi? Vi prego, andiamo. Perché avanti. È inutile sto match. Permette inutile, che è meglio parlare di altro. Esatto. No. Allora, io dico, per me vince Ronda Rousey, però se Raquel Rodriguez è inclusa, non è inclusa nel 5 contro 5, tutto può succedere. Cioè, perché Black Friday gli fa lo sconto. C'entra, è incluso il pacchetto. Ma che c'entra? Che cosa c'entra? Poi sono io. No, è che manca il Venturini. Abbiamo la Venturinite. È già successa sta cosa. Mi sembra di rivivere la Cingherinite. No. Succede questo. Allora, io intanto metto Ronda, così andiamo avanti. Però occhio, perché la Rodriguez, secondo me, è game changing. Perché se è dentro il War Games, va bene, è chiaro, Shotzi è da sola e non ce la può fare contro Ronda e Shayna. Discorso diverso se invece il quinto membro è un altro. Quindi occhio, può succedere un po' di tutto. Vabbè, Gabbo? Sul serio me lo chiedi? Il cuore di... No, il cuore direbbe Sciozzi, ma non faccio un'altra volta l'errore che ho fatto a WrestleMania con Lesnar e Reigns. Cioè, l'errore, ho seguito il cuore in quel caso. Qua diciamo che questo è telefonatissimo, come è un più uno di quelli tremendi, l'abbiamo detto settimana scorsa, però come fai a escludere la possibilità che vogliono anche togliere il titolo? No, c'è sempre nulla. L'1%, eh? Infortunio di Ronda e vince il titolo. No, ma non solo quello. Volessero mandare... I peggio infortuni, Gabbo. No, sto dicendo. È uno sport, è un combattimento. C'è sempre il rischio di farti... Guarda Argentina, Arabia Saudita, tutti quanti. Ah no, vince l'Argentina, ha vinto l'Arabia Saudita. E poi l'Arabia Saudita in tasca. La stessa cosa. Ma questa dimenticanza sul fatto che il wrestling sia... No, predeterminato. Cioè, non è che... Non puoi paragonare in questo campo, non puoi paragonare... No, sto dicendo. Ti faccio un esempio. Ti ricordi Neville contro Chris Jericho? Che Neville si ruppe la caviglia? Sì, spaccò. L'infortunio è veramente dietro l'angolo. Quel match Gabbo, cioè, ma non è l'1%, è l'1 per un miliardo, dai. Lì, cioè, non può essere. Se succede una cosa del genere e in un ipotetico Shotzi deve perdere, non è che se si infortunia Ronda a un certo punto, al di là che augurare un infortunio non si fa mai, neanche se infatti, ti chiami no, Mojo Rawley. Ma che c'entra Mojo? Perché Mojo è terribile. Però fanno l'X e il match lo fanno pulire. Cioè ti ricordo anche lo storico, cos'era? Owen e Stone Cold con roll up più lento della storia. Sì. Cioè lì punti a chiudere via. Perché... Owen Hart gli ruppe il collo a Stone Cold, se non sbaglio, no? Sì. Fu quello. Infatti poi ci giocarono sopra anche su sta cosa. Ma no, io quindi... ho detto, è l'1%, lo lascerei sempre l'1 per un miliardo, Vabbè, lascia stare, raga. King, ci dica. Ma dico anch'io Ronda, tanto ho detto Shotzi ha zero possibilità di vincere, non più vigliacco. Ma io voglio bene a Shotzi, ma non c'ha possibilità. No, tutti vogliamo bene a Shotzi, ma dovrebbero essere cose particolari. Che comunque sempre meglio che sta a fare la muffa, però è un po' ritirato. Allora, su, dai. Intanto salutiamo gli hanno dato un po' di visibilità in più, ecco. Capirai. Diamo un salutone al leader della classifica. Il quinto membro delle feste lo diranno a SmackDown, e infatti i pronostici ce li dovete dare entro venerdì alle 15. Avete il tempo di poter cambiare qualsiasi altra cosa, ma questo è. Mi raccomando, anche per vantaggio. Mi dica. Ma per me, sì, ok, hanno detto lo diranno a SmackDown, ma per me ti fanno lo svervone fino alle Survivor Series e non ti dicono nulla. Secondo me pure. Cioè, fino al pay-per-view non ti dicono nulla.
Oppure Daniele. Un po' come Owens War Games NXT. Extreme Rules di quest'anno a SmackDown. Guardate che ritorna qualcuno domani, eh. Chissà chi. Chissà, poi magari debutta qualcuno. Non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai. Detto ciò, signori, andiamo avanti. Oh, AJ Styles contro Finn Balor, e qua le cose cominciano a diventare interessanti. Perché questo è un match che vogliamo vedere da tempo, e non nella patinata WWE di Vince McMahon, ma nella più dura e cruenta WWE di Triple H. E allora, questo è veramente incerto, perché qua adesso ci giochiamo la credibilità del Judgment Day e la credibilità del Club degli Inutili. Perché per me, Micin, che adesso le hanno cambiate, fermi, le hanno cambiato il nome in Micin, non è più Mia Yim. Sì, non si sa, per ora c'è scritto così, sul sito è scritto così. Cioè loro, quando l'hanno presentata, è un soprannome, però boh. No, adesso è... Questa è sì, Vince McMahonite totale, le hanno tolto Mia Yim e le hanno chiamata Micin. Tranquilli, questa proprio è... Sì, non ho capito. Cioè all'inizio sembrava un soprannome. Tutta faccia di capo. Perché? E non lo so, capo. Perché? Perché me l'avete fatta tornare come Mia Yim e dopo una settimana gli avete cambiato il nome? Perché? Sì, due settimane, anche di più, sì. Comunque no, sono... due settimane, quant'è? Perché? Però l'ha fatto Triple H. Allora, vabbè. Allora. No, allora, ma, vabbè, ma a parte quello, per me è una boiata a prescindere. Cioè, ok, la chiami Micin, però perché Micin Mia Yim per dirti. Sì. Io ho già problemi a parlare, se mi metti Micin Mia Yim mi si interccia la lingua e ciaone. Ecco, appunto. Detto ciò, peggio se il soprannome fosse nel mezzo al nome, quindi. Sì, lo so che hanno messo Micin, è un nome. No, stavamo scherzando, l'hanno fatto davvero, ragazzi, hanno messo questo nome. Cioè, se non... No, vabbè, non ho parole. Aspetta, devo cercarlo prima, però. Micin vuol dire pazzo in coreano, da quanto ho capito. Ah, lo sapevo, l'avevo visto, me lo ricordavo, ok. Risolto il problema. C'è un giocatore del Monza che si chiama Macin e lei si chiama Micin. Mamma mia, cosa siamo andati a pescare. Cosa siamo andati a pescare, Gabbo? Della Guinea Equatoriale, questo giocatore. Vabbè. Fermiamoci qua. Interessante, ragazzi. Io immagino tutti quelli che ascoltano Saito Snem e volevano esattamente sapere di che nazionalità fosse il giocatore del Monza Macin. Pensa tu. E che rapporto ha con AJ Styles, poi? Niente. Ok, detto ciò, io vedo che tanti in chat ci stanno dicendo Finn Balor, Balor vince Finn... Io vado controcorrente e dico AJ Styles, perché porca troia, è tre volte che dico che il Judgment Day deve perdere, a tutto io perderà, e quindi io dico AJ Styles. Fai copia e incolla. AJ credo siano tre anni che non vinca un pay-per-view. Sì, è vero, da tre anni che non vince il match pay-per-view. Per statistica io dirò AJ Styles fin quando non vince qualcosa in premium live event. Di qualche AJ Styles. Probabilità, dici, prima o poi. Mettere anche a me AJ Styles, eh? Ah, ma ho fatto tendenza, ragazzi. Che è successo qua? No, io avrei detto a prescindere da Gestiles. Sì, anch'io. Mi sa che te volevi fare pronostico a stronzo, ma l'abbiamo fatto. Io ho detto, raga, da qui in poi, cazzo, solo pronostici a stronzo. Cioè. Gabbo. Ma qua il concetto è abbastanza interessante, perché è il primo match, se non sbaglio, uno contro uno. Sì, da quando sono entrambi in WWE. No. Da quando sono in questa run, se vogliamo, no, TLC 2017, quello della congiuntivite che doveva andare Balor contro Wyatt, che Sister c'era Abigail saltato, c'era allora la meningite, la congiuntivite, la meningite, ragazzi, non diciamogliene troppe di queste cose, perché questo è pure sul Trivia Champion, cioè è tipo quando spieghi al dottore laureato cosa deve scrivere, cioè completamente dimenticato che se fossero già incontrati una volta. Fu un gran match poi. Allora, qua devo dar credito a quello che ha detto Daniele, nel senso, se perde, allora, da una parte ti giochi la credibilità del Judgment Day e da una parte ti giochi la credibilità del club. Se da una parte hai il futuro,
dall'altra hai il presente barra passato che ormai non è che possano dare chissà quella cosa in più alla WWE. Onestamente mi aspettavo una loro vittoria del club nell'ultimo pay-per-view. Ha vinto il Judgment Day. La paura è che possa ritornare qualcuno, visto che la WWE, anzi Triple H, ha deciso che ogni puntata, in ogni pay-per-view, in ogni respiro che facciamo ritorna qualcuno. Possa ritornare qualcuno che interferisca con Balor in modo tale da continuare un'altra faida, di cominciare un'altra faida. Faida mai vista, ovvero Finn Balor contro Edge. Io, no, guarda, se siamo fortunati torna Bronson Reed, guarda, tranquillo. Chi torna? Vabbè, un'interferenza, veramente, ho sentito... Bronson Reed. Si rocifera di Bronson. Sì. Si vocifera di Bronson Reed che dovrebbe tornare, però adesso... Cardona stornano. Torna. Quindi... Zack Ryder, sì. O meglio, torna Matt Cardona perché lui non vuole più essere chiamato Zack Ryder. Sì. Basta, ritorni. Ecco. All'oltretomba si sveglia così. Basta Cersei. Quindi io dico Finn Balor. Ragazzi, questo potrebbe essere il pronostico sbaglio. È il pronostico stronzo di Gabbo, vedi? Ma in realtà qua teoricamente il pronostico che tu chiami a stronzo non vale, perché qua è un po', diciamo, una partita equilibrata, un match equilibrato. È Ronda Rousey contro Shotzi. Se avessi detto Shotzi, mi potevi tranquillamente dire Gabbo, hai detto il pronostico a stronzo. Quindi lei stia zitto. Che ragionamento fine, ragazzi. Vedi che ragionamento fine. Vai contro tendenza, come so dire. Allora, contro tendenza mi piace di più. Ok, andiamo finalmente alla ciccia, alle cose vorrei, più... Scusate, ho la telecamera spenta. Volevo solo aggiungere una cosa su questo incontro. Perché ho paura? Vai, dimmi. No, è una cosa seria. Preparatevi perché sarà un po' una sagra dell'overbooking che e forse sarà quello che potrebbe rovinare l'incontro, dato che un Balor contro i Jay, se avessi in 1v1 come nel 2017, possono fare un grandissimo incontro. Il problema è che c'è tutta la gente dietro e quindi ho davvero il timore che sarà la sagra degli interventi, dei falsi finali fatti un po' a cazzo, dai, avete capito. Quindi spero solo che lottino abbastanza pulite e non ci siano troppe interferenze, ma purtroppo so già che non sarà così. È vero, questo è molto vero, anche se credo che a nessuno dei primi tre match avranno chissà quale minutaggio, perché quegli ultimi due match lì possono andare veramente lunghissimi. Devono andare lunghissimi, quindi non credo che ci sia molto spazio per un match estremamente lungo che possa ospitare tante robe diverse. La vedo complicata, però sì, che nel match cioè è un uno contro uno di due team, 4 contro 4, quindi che non ci siano interferenze nel mezzo è complicato, è difficile. Detto ciò, andiamo a noi. Women's War Games match, il team delle face contro il team delle damage control. Ora, non c'è in palio niente. Non c'è in palio il titolo di Raw. Quindi Bianca potrebbe anche prenderselo un pin. E se non è lei, può essere una delle sue, delle sue accolite senza tanti problemi. Ma ho come l'impressione che qua ci sia il seppellimento definitivo, la trasformazione definitiva di Bianca in John Cena, proprio, quindi quella che proprio guida i team alla vittoria, proprio completamente. Dai, è tornato. E quindi, signori, per quanto dico che avrebbe molto più senso che vincano le heel, temo che vincano le face.
India, per cui della quale mi dispiace tanto, Pamelona, perché penso che tu meriteresti questa vittoria, specialmente dopo Crown Jewel, cioè per me lo meriti. Anzi, porca miseria, chi se ne frega, io dico Team Hill. Cattive, se lo merita bene. Proprio vincerà sicuramente Bianca, ma il cuore mi fa dire Bailey. Gabbo. Questo è tosto. Questo è veramente... Non so cosa dire. Onestamente, scusate, ho un po' di mal di gola. Fa pure Team Face. Team Face tutta la vita. Per il semplice fatto che Bailey non andrà più per il titolo, ci andrà Ria. Questo ha anche molto, molto senso. Per il Team Face significa che Ria perde. Secondo me Team Face... aspetta, forse mi ha messo in difficoltà. In effetti, però, se perdesse... No, perché le quattro... Cioè, Ria è un... Allora, Ria di queste cinque è, diciamo, quella che sta fuori dal gruppo. Nikki Cross non la considero, perché per me c'è o non c'è. Anzi, il suo ritorno mi ha dato anche fastidio, perché non la volevo. Io ho mai amato quel personaggio e tutto quanto. Quindi... e allora il pin da parte di Ria su Bianca non penso che accadrà, perché c'è anche l'ego delle altre, quindi Bailey stessa potrebbe dire: oh, chi sei tu, vado io. Potrebbe essere, quindi per questo io ho detto Ria è quella che c'entra meno. Per me vince il Team Face. E poi comincerà la faida Bailey contro... scusa, Bianca contro Rhea Ripley. Allora, Cheng, tu mi hai detto questo è il match che ha sicuramente la storia più coerente, la storia meglio scritta, dici il finale. Meglio scritta, diciamo, è la storia più lineare che non ha avuto, che è la più tranquilla alla fine. Perché quello, per quanto riguarda il maschile, sono andati prima molto molto piani, due settimane fa non sapeva niente, invece qui sapevamo già che tanto ci sarebbero state le damage control contro il team di Tutto e Girl. Comunque sul risultato io qui vado sul team Hill, perché è l'ultima opportunità che hanno per dare una sistemata, comunque mettere una toppa alle damage control e non renderle una retribution femminile. È davvero l'ultima opportunità. C'è un problema a livello, cioè se le fai vincere sì, vedo più Ria andare per il titolo che di nuovo Bianca, o magari ci provano a mandare io Sky o come transizione anche Dakota. Però dai, io vedo che il Team Hill, cioè, ha bisogno proprio di vincere, ragazzi, ha bisogno di vincere, e Bianca non può sempre fare la mega, cioè, spero che non vinca da sola contro tutte. Guarda, speriamo. Ti dico una cosa, ti faccio un nome, ti faccio solo il nome. Sì? Si chiama Jade. Ti ho detto tutto. Non ho capito niente. Comunque, segnatevi che sarà. Che Cargill dice? Bravo. Loro stanno facendo la coppia, perché la AEW sta combinando Roman Reigns con il titolo femminile dato a Jade Cargill. E la stessa cosa sta facendo la WWE copiando lei. La AEW, secondo me, è un copia-copia. Perché non è possibile. Quando doveva perdere non ha perso, ha vinto in una maniera orrenda a Extreme Rules, a Crown Jewel, scusate. Sì, Extreme Rules così. No, Extreme Rules. Crown Jewel. Ha
Quale? Ma sì, uno l'altro. Quello, allora, quello con la scala. Ma sì, è un regno talmente monotono che ci dimentichiamo tutti. Cioè, quando lo doveva perdere non l'ha perso, quando lo doveva vincere non l'ha vinto. E allora? Secondo me ormai Bayley la sanno talmente affossando che poi per il 2023, guarda caso, arriva la Royal Rumble, Bayley, vittoria femminile. Dai, Royal Rumble femminile. Sei molto ottimista tu anche su questo. No, vabbè, sto dicendo, il personaggio, cioè non è che dall'oggi al domani sparisce, è sempre Bayley. Uh-huh. Quindi prima o poi... Però cioè, considera che la Rumble, adesso scherzando ragazzi, il prossimo Prime Live Event è la Rumble. Beh, e a quanto pare per la Rumble si giocheranno il ritorno di Sasha Banks, che se torna vince la Rumble, quindi adesso non ci mettiamo. No, eccomi. Hai fatto sparire il campo. Ce l'ho fatta, fa sparire il campo. È sparito campo. Si è rifiutato anche lui. Io lo vedo in bassa frequenza quello che sta facendo. Cosa fai, Gabbo? Rientra. Ho sentito Sasha Banks, vittoria e Royal Rumble. La cosa non ho detto Naomi nella Bloodline, perché sennò vai avanti sta ranita. No, tra l'altro la Cree ci dice Bayley ha perso, sì, ma non è mai stata schienata da Bianca, ma ci mancava solo questo a Crown Jewel, guarda. Però probabilmente per me è stato peggio, cioè il modo in cui ha perso è stato l'avesse schienata. Ma così no. Così anche no. Detto ciò, King? Sì, si svegli? Sì, no. Buongiorno. Complimenti per l'ottima scelta. Ecco, ci dica lei questo match. Vado anch'io per il team Hill, hanno bisogno di una vittoria. Hanno bisogno della vittoria. Sapete che dico? Vabbè, hanno un po' tutti bisogno di una vittoria, se ci fate caso, eh? Ma il team face, se c'è solo Bianca Belair, vince da sola, quindi. Colpa di Gabbo, colpa di Gabbo. Ok. Insomma, Gabbo, non succede, ma se vincono le face, a quanto pare. Vabbè. Allora, sembra quasi che io mi stia autodistruggendo, perché sto dando a parte Ronda, perché è abbastanza scontato, sto dando tutti pronostici diversi da Massi. Quindi la paura è che se Massi li indovina, io finisco ultimo per quelli che hanno giocato per tutto l'anno. Cavolo. Che è quello che sta succedendo, signori, quindi... Anche se io sono a tre punti da voi, attenzione, non sei solo. C'è Chris che dice che è con te con il team face. Io a Chris, forse non l'avete capito, io a Chris me lo porto anche in guerra. Me lo porto. Quando faremo l'invasion al Pro Wrestling Culture, io mi porterò Chris. Sì. L'invasion al Pro Wrestling Culture è bellissima, io la voglio fare. Aldo, preparati. Era il primo nome che mi è uscito in mente, non sapevo cosa fare. Perché poi sono tutti canali. Aldo, I'm coming for you. E dopo Professing Culture, next big thing. Sappilo, Leo. Preparatevi. A proposito, ragazzi, ricordiamo che domani sera c'è la prima puntata di Next Big Thing in prime time. Premio per Leo, per tante cose, per la bravura, la costanza e tutto. Da domani Next Big Thing in prima serata nel prime time, quindi non perdetelo. Vabbè. No, è bello, è un buon per lui. No, come l'hai detto, non è che sono contento, ho detto che bello. Che bello, yuhu. No, è vero, è bello, buon per lui. Leo sono va bello. Bene. Signori, andiamo al main event, quello che sarà con enorme sicurezza e probabilità il main event, il Men's War Games Match, ovvero Bloodline contro Brawling Brutes un po' allargati. Allora, questa mi sembra una di quelle situazioni tipo Nexus contro Team Cena, con la differenza che probabilmente sì, ho quella sensazione, no? Si sono messi insieme
i Brawling Brutes, cioè c'è Sheamus, Drew McIntyre, Kevin Owens, per far fronte a questa mega forza che sono imbattibile, che sono la Bloodline, probabilmente arriveranno anche ad avere il vantaggio, e qua adesso tra un po' ne parliamo, ma alla fine quello che prevale è la Bloodline. Io la vedo così, la vedo difficile che vinca il Team Face, per quanto ci stiano facendo credere che siano per ora una potenza, direbbero, una potenza imbattibile. Ecco, io continuo a pensare che alla fine di tutto vincano loro. E quindi, signori, per me è Bloodline. Lascio la parola a Gabbo, che in realtà non ha più parole. Anzi, posso chiedere, Daniele Donzì, posso chiederle se può fare prima o Cheng o Massi? Io dopo Massi. Voglio vedere se... Passiamo a Cheng, va bene. Team Face. Perché? Perché è il momento di dare la prima scricchiata alla Bloodline. Problema palese di comunicazione che gli farà perdere. Occhio chiaramente non a Roman, non a Solo e non a Jimmy. Occhio a Jay e a Zayn. Parte la storyline per WrestleMania. Occhio ad Owens, che è all'interno di questo match che ti hai detto all'inizio. Ah, ma perché l'hanno voluto mettere anche se è tutto scricchiato? Perché vogliono rischiarlo? Perché serve. Per me servirà. È necessario che lui sia all'interno di questo match dove ci sarà anche Zayn. Serve. Tranquilli, tanto il pin non lo piglia Roman, il pin lo può prendere tranquillo Zayn, o lo piglia Jay per un errore. Raga, come ha scritto Chris Ayan, non è non è da escludere, per carità. Cioè, il bello di questi incontri è che davvero non sappiamo quel che può, non tanto il risultato, non sappiamo proprio quello che può succedere. Lavoreranno tutti insieme con la della Bloodline, il Team Face con Owens, che è una scheggia impazzita sempre, lavoreranno insieme. Questo è un incontro che da solo mi fa l'hype per tutto l'evento, perché gli altri incontri non me ne frega niente. Il Wargames femminile voglio solo vedere Yushirai che fa la capriola dalla cima della gabbia, però la storia non mi interessa. Questo mi interessa, il lottato perché c'è gente che mi interessa, la storyline perché è qualcosa di clamoroso, e la Bloodline è oro. Quindi io vado sul Team Face per uno, dare comunque un contentino a quel por Drew che ha vinto con Cross, ma che vittoria era quella? Vittoria, vabbè, non si ricorda più nessuno, tra l'altro, quindi una vittoria di ciofeca. Ah, perché ha vinto? Non come lo ricordavo. E serve maggiormente l'inizio, bisogna far scricchiare sta Bloodline, perché qui c'hai tanti nomi, cioè se gli fai battere anche questi altri 5 è finita, raga, non c'è più niente. Allora, King, c'è che ci ha messo davanti il fatto compiuto, cioè la Bloodline o scricchiola adesso o difficilmente la vediamo scricchiolare più avanti. Primi segnali, come direbbe qualcuno, o chiari segnali, anzi, chiari segnali. Chiari segnali, no, dico anch'io il Team Face, perché sarebbe anche l'ora che la Bloodline perdesse qualcosa, eh? E almeno già costruisci qualcosa con Zayn, che potrebbe costargli già sto match. Dice ok, si fidano, però ricordiamoci sempre l'unico che non si fida lì dentro e Jay, quindi vabbè, poi su chi inizia tra poco ne parliamo, come vedete, però adesso ne parliamo. Gabbo, qua c'è un plebiscito quasi a parte me sui Face. Niente, pensavo di essere l'unico a dirlo, ma va bene. Io avrei detto a prescindere i Brutes, perché allora da una parte voglio che vinca
Roman Reigns. Non perché sia masochista, ma perché potrebbe diventare ancora più bello poi sconfiggerlo, perché facendo così arriverebbe alla Rumble con un anno di sole vittorie, se non sbaglio. Adesso la memoria non so se mi aiuta, però eccetto nel match contro Seth Rollins alla Rumble, sì, dove ha perso per squalifica. Sì, non ha mai perso. Non ha mai perso. Quindi una vittoria della Bloodline non mi dispiacerebbe. Per me è ancora presto. Allora, io sono della serie, se devi costruire una cosa, la devi costruire tre mesi prima. Fermo un secondo, salutiamo la nostra Miss 1000, Cristina Cerutti, che torna questa sera al Big Red Machine per analizzare la puntata di Raw insieme a Fabio Del Rio. Quindi, ciao Cri, aspettiamo i tuoi pronostici. Ciao Cri. Fabio Del Rio. No, fuori campo. Credo che Gabbo abbia battuto il record di chiccate. Venturini di chiccate, sì. Vedi, non c'è il Venturini, qualcuno dovrebbe sostituirlo, no? Giustamente, direi, anche proprio, effettivamente. No, prego, concludi il tuo pensiero. Che mi dà del lei? Mi dà del tuo? No, va di lei. Va di lei? Congiuntivo. E quindi niente, per me allora dico i Brutes perché devono sconfiggere, cioè devono perdere prima o poi, devono perdere. L'unica cosa è che nel primo match dove lottano tutte e cinque insieme perdono. Al momento confermo i Brutes. Al momento, bravo, ricordiamo che la scadenza è venerdì alle 15 per avere i pronostici, oltre non si accetterà più nulla. E detto ciò, andiamo adesso alle categorie speciali, le categorie friccicoline. Chi è sta quinta? La quinta del team face femminile. Allora, il nome più gettonato è Becky. Diamo qualche opzione. Può essere che torna Becky, può essere che torna Charlotte, anche perché lo annuncio a SmackDown, quindi è probabile che sia qualcuna di SmackDown, quindi o Charlotte, oppure c'è Raquel Rodriguez, perché voglio escludere Candice LeRae, secondo me non la annunciano più perché l'avrebbero detto a Raw, e secondo me è troppo infortunata per farla partecipare. Voglio escludere Alia e compagnia bella. Ah, ma esiste Alia? Scusami, ma esiste ancora viva? Sì, non è il Molise Massimo. Non esiste Alia. Alia esiste. Detto ciò, ci sono tante opzioni. Se la V ci dice che sarebbe l'unica, diciamo, con un senso, Becky Lynch. Oddio, anche Candice, già... Per la storia nei War Games anche Candice... No, ma anche in generale, perché ha avuto ha avuto anche qualche cosa contro le Damage Control, eh? Sì, tanta roba e... Insomma, ci sono diverse situazioni che stanno andando avanti. Io sono abbastanza indeciso. Sono abbastanza indeciso perché vorrei vedere Becky Lynch, ma non voglio neanche illudermi. Quindi rischio, lo dico, dico Becky. Però è più una speranza che no, perché ho come l'impressione che sarà Raquel Rodriguez, ragazzi, io ve lo dico. Gabbo, riprendi tu o ricontinuo da Cheng? No, continuo. No, era solo per i Brutes, ero convinto di fare il pronostico, l'unico pronostico, diverso dagli altri. Ma diverso da loro? Allora, qui... è a scaletta il quinto membro face a scaletta? È a scaletta, cioè nel senso metterei Becky al terzo posto, Candice al quarto posto, Becky al terzo, Raquel al secondo e Micin. No, ma c'è già lei, Ah già, Miaim c'è già.
Sì, sì. Chiamala mia, non la chiamare. Niente, ciao. Micino Q Driver, come cazzo. Faccio una confusione. No, no, hai ragione. Micino e Miaim sono la stessa persona. Vabbè, lasciamo. Ragazzi, un'ora e un quarto di live, ma Gab ha finalmente capito che Miaim e Micin sono la stessa persona. Lo so, ho visto anche l'immagine. Adesso era per me era Miaim una cosa e Micin un'altra. Non è come su Dove Vittu che tu c'è Miaim e Reckoning, che è la stessa persona. Non sto scherzando, è vero. Allora dico Becky. Spero vivamente di no a Raquel. Perché non c'entra. Per ma me Raquel andrà per il titolo contro Roma. Dopo. No, ragazzi, sì. C'entra tantissimo. Ricordatevi che è amicona con Bianca e Rhea. E si sono allenate insieme, sono cresciute insieme nel business. Quindi sì. Io non la escluderei tantissimo. Raquel Rodriguez. Ma non credo. Ho detto... Però il problema è l'annuncio da SmackDown, no? Appunto. Però lei è di SmackDown non avrebbe senso. Appunto, ma per me non l'annuncia la SmackDown, ti fanno lo sverbone, dice vuoi vedere SmackDown? Insomma, dice annunceremo sta cosa a SmackDown. Quindi sintonizza su SmackDown, non succede nulla, dice aspettate Survivor Series. Oppure ancora più bello, questa sì? Piacerà a Daniele Donzini. Sì. Anzi, piacerà a Massi. Piacerà a sì? Massi. Annuncia una Lia che viene accredita. E quindi sì. Loro rimangono in quattro fino alle series e poi entra Becky Lynch. Sai che hanno annunciato una quinta non sarebbe male. Ma non è la stessa cosa di quando si è infortunata Lana al 30° posto della Rumble. Ma Lana era inutile vedi, pare invece di Lia è utilissima. No, ho detto è inutile quanto Lana. Inutilità. Lana is the best, Lana number one. Va proprio ricordi vabbè. Fantastici. Cheng, io ho un nome molto particolare. Il problema è che ho bisogno di chiedere a una persona. Ma sì, dimmi, Tegan Nox è rotta? Sì, no, non è rotta, non ha il visa. Prende il visto. Ah, ecco, perché se lo sistemassero io chiamavo questo. Il ritorno della settimana. Ecco, e che tornava la notte. E anche lei avrebbe una storia sul War Games, ricordati Dakota quando... È per quello, quindi... Non l'ho detto, purtroppo lei è ferma, cioè non per cause di infortuni e tutto, è perché non... Per me la sistemano. Scusa, chi? Per me la sistemano. Tegan Nox. Io vado con lei. Te mando un'immagine, Gabbo. Intanto metto lei. Però dopo mi informo. Eventualmente vi dico già che se entro venerdì non so niente, giro su Becky e via. Ah, potete su Becky. Quindi Raquel ha poche speranze, ok. Ma che c'entra Raquel? Non c'entra niente. Al di là che Raquel a mandarla contro Ria a livello di grandezza sarebbe... Gabbo, guarda WhatsApp, va. Massi. Candice, io dico Candice. E perché a SmackDown? È una di Raw. Ma non ti ho detto come fanno, non te lo dicono a SmackDown. Te lo fanno credere. Perché, ti spiego, perché Raquel non ci avrebbe senso. Sì, un minimo di senso, ma hanno finito con, diciamo, con le damage control. Erano per i titoli di coppia, però con Bayley non ci hanno avuto a che fare. Quelle che ha avuto a che fare erano con le campionesse di coppia. A parte che è sbagliato il nome. Ah, sì, aspetta. Bravo. Sì, ti preoccupa, mo' aggiustiamo tutto. Esatto. Vince, qui risolveremo sempre. Sempre. No, anche perché ha detto, ok, dicono, a SmackDown annunceremo. SmackDown... No, scusami. E magari potrebbero fare, come ha detto Gabbo. Questo ragionamento di non lo dicono a SmackDown, lo dicono al pay-per-view, per me vale per un nome enorme, vale per Becky, vale per Charlotte, non mi vale per una Raquel Rodriguez e non mi vale per una Candice LeRae. Appunto. Però io ho detto, non... No, ma nel senso, hai ragione, capisco il tuo ragionamento, però per me, ho detto, Candice sarebbe perfetta, diciamo, su questa cosa,
visti sì, trascorsi i World Games, visto sì, che ha avuto qualcosa con... Posso entrare un secondo a gamba tesa perché in chat ci chiedono una precisazione. Dica. Allora, se annunciano una persona, per esempio Alia, poi questa non lotta perché fanno un segmento backstage e poi magari entra Becky, verrà conteggiata, dato che io sono il capo di queste categorie speciali, decido che varrà chi lotta, ecco. Chi inizia il match. Beh, cioè, che... cioè scusa. Ah, vabbè, ma... scusami. Però di... no, ha ragione. Scusate, chat, ma cioè, mi si deve spiegare pure come funziona l'acqua calda o cosa? Cioè, scusate, no, vabbè, è un dubbio legittimo. Sono small details makes big difference, però dettagli. Ma che citazioni il nostro King oggi? Small details make difference. Wow. No, in realtà hai ragione, che non è così scontato, però nella realtà, ecco, potete crearvi le storyline che volete, potete pensarlo come volete, dovete dirci il nome di chi entra nella gabbia alla fine. Punto. Io sono convinto di Candice, poi fate voi. Esattamente. Oh. Scusate, Candice non si è lesionata? Secondo no, sarà me fuori... Diceva sarà fatta male, però dice... Secondo le ultime dovrebbe essere recuperata in tempo per Survivor Series. Guarda come fanno la stessa come fa la come Kevin Owens, che entrano e se fanno male. No, ma lei era un topar di maniche perché l'abbiamo vista due volte e poi è scomparsa. Owens no, era fuori per. Però vedi qual è il rischio? Il rischio di avere una situazione in cui ti trovi due match poi falsati per degli infortuni, per delle persone che non sono. Cioè che magari sono medically cleared e poi dopo in realtà al primo bump si rompono peggio. Però le devo dimettere perché la storia era troppo importante. Questo è il rischio che dicevo all'inizio, ragazzi. Cioè, io vorrei evitare queste cose. Non voglio svegliarmi lunedì mattina, domenica mattina e dire ma che merda è stato Survivor Series. Ecco. Questo era, dico, mi accontento di avere... una Raquel Rodriguez, ok, invece di una Candice LeRae lì dentro, e sapere che il match comunque sarà una mazzata continua, andrà liscio, e saranno tutte, diciamo, safe, ok, non si sarà fatto male a nessuno, il match sarà comunque ultra godibile, che non invece dovermi svegliare, ah, peccato, era bello, ma siccome poi Candice si è fatta male è stato brutto. Cioè, trovarci qui settimana prossima a raccontare queste cose, francamente non mi dà piacere, io ve lo dico. Parere mio almeno. Beh, hai fatto bene, hai detto la tua opinione. Mi sono fatto un podcast per dire la mia opinione, per permetterla a tutti di dirla. Siamo qua proprio per questo. Esatto. Andiamo avanti. Vantaggio nel War Games maschile. Io penso che sia la cosa più telefonata di tutti. Poi ognuno deve fare i conti con quello che ha detto poco sopra, ok? Perché per me ci stanno facendo credere che i Bruce sono imbattibili. Hanno messo insieme Sheamus e Drew McIntyre contro gli Usos. Quindi per me il vantaggio se lo prendono i Bruce. I Bruce Plus, perché sono allargati. Ma chiaramente voi che avete detto Bruce dovete dire Bloodline. O sbaglio, Gabbo? Io metto comunque i Bruce. Io non ho più cioè io non so neanche come funziona il War Games match, quindi figurati. Gabbo iniziano in due ogni tot di tempo, ne entra uno, ma non di tutti i due team. Quindi entra prima uno, quindi ci sarà sono tanti mini handicap match, poi c'è un handicap match, poi ne entra uno, poi ne entra un altro, quindi torna a essere 3 contro 2, poi 3 contro 3, poi 4 contro 3, 4 contro 4. Non può essere contro 2. Dal momento in cui entra l'ultimo atleta, da lì si possono iniziare a schienare. Primo schienamento, vittoria, niente eliminazione. Ok. Allora, nel frattempo che Gabbo ci pensa, io dico, uno, che sono assolutamente d'accordo per questa visione, è triplo, bucalo e fagli vincere questi cacchio di titoli a Drew e Sheamus. E due, Giada ci dice che non è detto che chi vince questo vantaggio poi perde.
per me è una questione di costruzione. È vero, è verissimo questo, ma per me è più una per come lo stanno costruendo. Ci devono fare credere che i Bruz siano imbattibili, altrimenti partono sconfitti in partenza. E non sarebbe, non è attraente. Devono farti credere che hanno effettivamente la possibilità di battere la Bloodline, anche se poi dopo non la vincono. Quindi per me vincono i Bruce, vincono Sheamus e Drew McIntyre, ma poi il pay-per-view lo vince la Bloodline. Quindi occhio, perché se questo non succede, se vincono gli Usos, chissà quello che succede. Metto pure io i Bruce. Non avevi detto Bloodline? Ho cambiato idea, perché secondo me da questa vittoria di venerdì notte possono cominciare a creare una faida per i titoli di coppia. Ok. Tocca a Cheng. Io ho detto i Bruz. Ah, è vero, ve l'avevi detto poco fa. Ma tu sei d'accordo con Giorda? Cioè, il fatto che che non è detto che se vincano loro poi perdono. Vabbè, in realtà sì, mi stai dicendo che loro vincono allora, tutto, sia il vantaggio e poi dopo pure a livello, a livello di logica, i match dei War Games, il vantaggio in teoria devono sempre averlo gli heel, perché è raro trovare nella concezione tradizionale del wrestling i due face che vanno contro un heel. Normalmente sempre il contrario, gli handicap match storicamente, a meno che tu non hai l'homos di turno che va contro due jobber, normalmente è sempre un face che va contro più heel, quindi è difficile che capiti questa cosa, però vedo che ultimamente l'hanno voluta un po' modificare, anche perché non puoi sempre fare tutto sempre gli heel, come la storia, il Money in the Bank è una cosa prettamente da heel, ogni tanto bisogna cambiare. Ecco, tra l'altro ci dice Chris una cosa che io ricordavo. Con Cheng, Ricordavo. Drew Sheamus quest'estate avevano già battuto gli Usos, quindi la storyline secondo me è già abbastanza incanalata e scritta. E magari ci ascoltassero. Ok, King. Ah, io dico... Vabbè, dico anch'io i Bruz, dai. Magari fanno l'unplane, dice, insomma, sia l'inizio, insomma, che partono col vantaggio, sia che vincono il match. Io ve lo dico, questa situazione in cui i Bruz vincono sia il vantaggio che poi anche il match alle series significa un dominio assoluto. E quindi vabbè, allora ci state anche raccontando che per battere la Bloodline bastava mettere insieme il team Cena che è andato contro i Nexus, cioè... Ma non per forza, anche perché io ho detto che per me nel momento finale perderanno a causa di un'incomprensione, comunque esatto. di una cappellata, dunque puoi anche vincere dominando, poi bretta del portiere all'ultimo minuto e la perdi. Quindi diciamo che non per forza è una situazione dominante, anche perché preparatevi, ci saranno dei bei cartellamenti. No, sui cartellamenti ci contiamo, ragazzi, non nascondiamoci, noi aspettiamo questo match soltanto per i cartellamenti continui, assolutamente, non si scherza su questo. Immaginate un match del genere, però al posto di avere, non so, uno tra Holland, cioè al posto di avere Holland c'hai Gunther, immaginate un match del genere con Gunther. Voi immaginatevi. Sarebbe stato figo, tipo... l'Imperium, cioè, contro la Bloodline. Mamma. Infatti io speravo a inizio di un Imperium contro Bloodline, poi non so perché, anche se l'Imperium ha vinto la faida, ci hanno mandato l'altro team, però probabilmente per una questione di phase, anche perché Sheamus e loro hanno fatto un buon lavoro, dunque gli hanno voluto dare questo contentino e potevi giocarci la storyline del Drew nel mezzo. Ha tutto molto senso. Quello che secondo me poi bisognerà vedere è chi pinna chi. Noi l'abbiamo detto in realtà poco fa, non l'abbiamo neanche inserito nelle categorie speciali, ma volendo potremmo anche fare chi pinna chi. Perché nelle varie storie che ci sono, tra l'altro leggevo che, come Joda ci suggerisce, che gli Usos perdono i titoli contro Owens e Zayn. Questa storia su Owens e Zayn sarà la cosa più interessante del War Games match.
Io, tra l'altro, vi dico, vince la Bloodline con Sami Zayn che schiena Kevin Owens. Parere mio. Allora, andiamo avanti, vediamo chi comincia questa... queste due cose. I primi due nel match maschile. Allora, secondo me Jay per la Bloodline e per i Brutes vado di Butch. Voglio pensare che tutto il resto venga dopo. O Butch o Holland, ma siccome devi rompere il ghiaccio, penso hai bisogno di gente un po' più Butch. Poi magari Holland entra a dare forza e sostegno. Butch ci è abituato, ma l'ha già fatto una volta il War Games, quindi... Sì, ma anche questione proprio di personalità, proprio. Il buon Pete Dunne ha sicuramente una personalità che tiene il ring, tiene la più presenza. Insomma. Chris, sto vedendo ora che ti è scritto Butch e Jey Uso, ma la stavo preparando anche da prima, quindi comunque avrei detto loro lo stesso. Gabbo. Allora, io seguo un po' la logica di quello che ho detto del vantaggio. Non... Allora, escludendo Roman Reigns, Sami Zayn, Sheamus e Drew McIntyre, ne rimangono sei. Il più forte di quelli rimasti nella Bloodline è solo Sikoa. E visto che il vantaggio ce l'hanno i Brutes, per me cominceranno prima solo Sikoa e poi Butch. Più o meno come il tuo. Butch lo stesso, ma solo Sikoa. Perché poi arriva il vantaggio dei Brutes, Sikoa cercherà di far vedere tutta la sua forza. Ok, 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 ok. Ci può stare. Il fuoco di Roman Reigns contro Drew McIntyre. No, non credo proprio. Quelli sono proprio... Arriveranno tutti e due. Non so se arriva alla fine Sheamus o Drew McIntyre. Probabilmente Drew. Questo sarebbe anche... poteva anche essere un'altra categoria inserita, gli ultimi due. Gli ultimi che escono, comunque. Cheng. Allora, ero tentato di dire Owens contro Jay, però mi sono ricordato che potrebbe esserci un po' di acciacco, dunque gli danno minutaggio in meno. Sicuro. A Owens. Quindi vado per Jay per forza, perché ce l'avevo già segnato. E di là. La domanda, effettivamente Butch è una buona idea, so che siamo tutti uguali, mannaggia, però mi tocca segnarlo, Jay contro Butch. Butch, ok. Ma sì. Dico anch'io, come ha detto Gabbo, Butch è solo Sikoa. Allora, questa avrei detto, scusami. Avrei detto Owens e Zayn, però Owens, come ho detto, c'è troppi acciacchi. No, ma in ogni caso magari... non partirei mai con Owens e Zayn. Questi devono essere là nel mezzo, entrare per terzi o quarti. Magari per ultime entrambe. Ragazzi, bravo, stavo dicendo la stessa cosa. Owens come penultimo e Sheamus come ultimo. Non lo so, è da capire, ragazzi, perché nella realtà... È tutto da capire un attimo questa cosa. Comunque, vedremo. Però Sikoa Butch ci sto pensando, se dovessi cambiare entro venerdì ve lo dico. È intrigante come cosa. Passiamo qua, signori. Anzi, aspetta, io per ora non vedo la... Non vedo qui, se avete scritto qualcosa. Cosa? Ok. Anche Giotto dice Vagon Butch e Jay. Dice Chris, io Owens contro Zayn non lo voglio più vedere uno contro uno, ma io vorrei vedere questo ogni settimana, cioè io non vorrei vedere altro. Io non sono di quelli che dicono ci propongono sempre la stessa cosa. Dipende, se la stessa cosa è Owens contro Zayn fatto come loro sanno farlo, per me possono farlo anche ogni settimana tranquillamente, io non mi stanco di queste cose, come anche quando c'è stato Gunther contro Sheamus. Se loro mi dicono e alla fine me ne mente questi due che si prendono a cartellate, ok, non ti dico di no, preferisco 100.000 volte questo.
tranquillamente. E invece vedo che già state cominciando con le donne. E qua c'è un plebiscito per le giapponesi. No. Le giapponesi. Allora vado io. Voilà, segna Asuka contro Yushirai. Ma non... Vabbè. Asuka. Io. Come si scrive? Io. Y. Ok. Tutti in maiuscola, mi raccomando. Sì, come no. Assolutamente. Gabbo. Allora. Anche qui faccio il ragionamento al contrario. Escludo Bianca, il quinto membro. Sì. Bailey e Rhea. Quelli se le giocano per ultime, diciamo. Se le giocano per ultime. Quindi è rimasta Dakota. È rimasta Dakota. E Nikki Cross. No, oh. Nikki Cross e Io Shirai. Io metto Dakota Kai. Nelle face ci metto Alexa Bliss. Interessante Alexa Bliss, perché? Allora, ero indeciso tra Alexa Bliss e Asuka, ok? Uh-huh. Però il fatto delle due giapponesi all'inizio, che tutti dicono questa cosa, ci sta. È un ragionamento che ci sta. E allora ho detto, vabbè, diamo una possibilità ad Alexa Bliss. Niente di più difficile, guarda. Mm-hmm. Ok. King. Alexa Bliss e Nikki Cross. Quindi Nikki... Ah, dici tu, cominciano... Non è sbagliata come cosa, eh? Gli amici... Anche se... Però qua vale un po' la situazione alla Owens e Zayn, non credo. No, ma ormai queste non è come Owens e Zayn, ormai loro... No, lo so, però è una di quelle cose che secondo me vuoi vedere. Ma hanno detto non ci stanno giocando più di tanto, però boh. Allora, io vi dico una cosa. La ritirano fuori così, eh? Adesso, io vi dico una cosa. Attenzione, sentiamo. Attenzione. Perché se nel team... Face abbiamo sia Becky che Bianca, e Becky è il sorpresone, se vogliamo. Io Becky non la metto alla fine. Dice l'inizio? Potrebbe anche essere la prima. Soprattutto se entra a sorpresa nel pay-per-view, entra, non sta nella gabbia, va dritta. Come Owens, dici? Tipo Owens però arrivò già... No, Owens arrivò già a match iniziato. E Owens arrivò dopo per quinto, probabilmente. Sì, arrivò ultimo, come era praticamente tutti sul ring e mancava l'ultimo. Però già questo schema l'hanno fatto con l'ultimo, possono farlo con il primo. E lei non si mette nella gabbia, ma si butta lì. E poi invece Bianca Belair entra alla fine. Oppure fanno al contrario, è Bianca la prima e Becky arriva tipo a sorpresa alla fine. Non lo so. Ma che comincino con una Asuka, una Alexa Bliss... È probabile, ma ho l'impressione che metteranno artiglieria pesante all'inizio. Posso dire una cosa, Dani? Però quanto è stata bella, Chris. Con quella cosa, dice Chris, con Kevin Owens, senza motivo e senza senso, ma quanto è stato bello. Cioè, stiamo parlando a distanza di anni, quindi no, va bene. Sì, Posso dire una cosa? Vai. Becky ritorna da un infortunio grave alla clavicola. Uh-huh. Per me il suo ritorno deve coincidere con questo match, però non può essere la prima. Vabbè, perché l'ultima. Per me sarà proprio l'ultima. E allora io ci metto Bianca. Perché Bianca per me sarà la prima, perché devono proprio... Ma se mi hai detto Dakota Kai qua, Alexa Bliss... No, vabbè, sì, perché io spero che vada così la cosa, però sicuramente sarà Bianca, sicuro, perché ora che ci penso,
ti devi tenere la sorpresa come ultima. Sì, 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 sì. Allora, ci dice Xavi, Asuka contro io per scaldare il pubblico perché sarà l'opener. Questa visione non è tanto sbagliata. Non è tanto sbagliata. Ora ne parliamo, attenzione. Intanto manca il Venturini, ma c'è sempre qualcuno che ricorda Gabbo che è nel caos, quindi... Cristo, non sei più il mio prediletto, mi dispiace. No! Ho visto Wyatt, tu cosa? Ok, Bianca contro... Daniele Dozzi. Bianca, ah, contro Dozzi? Ma sì, triplo bucalo, per favore, sì, assolutamente sì. No, andiamo. Allora, metto Dakota Kai, ma mi servo di cambiare la cosa, perché potrebbe anche essere una Nikki Cross, potrebbe essere altro, potrebbe essere veramente altro. Scusate, chi ha il vantaggio nel match femminile? Non hai visto Raw? Dobbiamo farti lo spoiler? Sì, no, non l'ho visto, quindi... Niente, mi dispiace, non te lo diremo. Lasciamo... No, no. Va bene, vado a vedere il report su worldwrestling.it. Vai a vederti il report, vai a vederti il report e poi scopri che il vantaggio ce l'hanno. Tutto. Se mi carichi... Oh, allora, arriviamo. No, ce l'hai. Se l'hai guadagnato. Mia, quanto scrivi? Ah, il damage control, perfetto. Allora confermo la... Allora cambio. Cosa cambi? Metto Bianca Belair anch'io. Quindi pure tu Bianca Dakota, come ho detto sì. Io. Ma sei un copione. Non è... E basta! Ancora. E mai Bianca è diventata Sina. Visto che manca Sina stesso, giustamente aveva trovato. Secondo me, proprio perché vogliono elevare ancora di più lo status di Bianca. E basta, però. Come prima. Ma in realtà, pure su Roman Reigns avete sempre detto: vabbè, basta, ha battuto quasi tutti. Eppure sta là, eh. Sì, diciamo che la cosa non è. Non è esattamente uguale. Roman Reigns ha un arco narrativo completamente diverso. E diciamo che adesso ha uno status tale. Cioè, non è vero, Bianca già stancato. È veramente Roman Reigns non aveva stancato dopo due mesi. Che la gente. Io mi ricordo, Daniele, io c'ero. Che la gente scriveva: ah, stupendo, meraviglioso! Come Bray Wyatt, stupendo. Meraviglioso. Roman Reigns faceva sempre le solite mosse, combatteva sempre lo solito modo, là faceva due pugni, basta. Quella era Roman Reigns. Dopo due mesi col titolo, io ho già detto a mio fratello, gli dissi: Matteo, ma sai, mi sono già rotto le scatole. No, ecco. Poi in realtà, con l'allargamento della Bloodline, questa cosa però è andata diversamente. Qua alzo le mani, qua bisogna ammetterlo, con l'ingresso anche di Sami Zayn, solo Sikoa, vabbè, solo Sikoa, oddio, non dice una parola, però vabbè, sì. Ci sta, è coerente col suo personaggio, ci sta tantissimo, anzi, sono stupito che non sia diventato Jack Uso o qualcosa del genere. Vi ricordate quando dicevamo appunto che gli avrebbero cambiato il nome? In Jonathan Uso o in qualche altra cosa che cominciava con la J. Johnny Uso, non lo Jack so. Jack Uso. No, Johnny Uso sembra uno dei tanti soprannomi di Morrison. Johnny Uso. No, ma in realtà fu anche detto solo Uso. Cioè, proprio solo... Uso. No, non solo Uso nel senso Uso. Cioè, proprio solo Uso. Per fortuna non l'hanno fatto. No, anche no. Non ha senso. Però ecco, tutto quest'arco narrativo nel corso del tempo ha avuto il suo senso, se tu lo guardi in retrospettiva. Invece, che ne dicono anche quelli che ci seguono, come Chris Cioda, che
non sono stancati da Bianca Belair? Io francamente sì. Non vedo Raw perché voglio vedere Bianca Belair. Vedo SmackDown perché voglio vedere cosa succede nella Bloodline. Quindi esatto. manca il punto di interesse. E quando è tornata Bayley avrebbe avuto un enorme senso. Non dico dare subito il titolo, ma quasi subito avrebbe avuto un enorme senso dare il titolo nelle mani del Damage Control. E invece siamo pure passati dal togliergli quei titoli di coppia che si erano guadagnati. Non lo so, in questo modo ne ha guadagnato solo Bianca come status personale e dico buon per lei, però è squilibrato in confronto a quanto ha perso Bayley e Damage Control in questa faida finora. Lo sai cosa? Secondo me, con l'infortunio di Aliyah, loro si sono ritrovati un po' sorpresi, in contropiede, perché per me doveva essere così, cioè almeno dal mio punto di vista. Non volevano costruire un Damage Control simile alla Bloodline, che vince tutto, che domina. Quindi le volevano far rincorrere un po', far vincere i titoli di coppia e poi il titolo femminile. L'infortunio di Aliyah le ha costrette a vincere i titoli, che poi hanno perso, che poi hanno rivinto, che poi probabilmente riperderanno. Cioè, secondo me, l'infortunio di una persona ha causato una marea di problemi nel booking. Problemi che erano anche con Vince, ma la gente era convinta che senza Vince le cose andassero sulla luna. E invece si stanno dimostrando, ovviamente, perché sono cambiate tre persone, Vince, Gian Laurinaitis, e poi ce n'era pure un terzo, non mi ricordo. Yes, non è che sia cambiato tutto, No, non ho capito su cosa... Sul booking, sul team creativo. La gente è convinta che Triple H è uguale booking diverso. No, perché ci sono... C'avrà il suo team, Triple H, però... No, secondo me no, perché sennò determinate cose sono state fatte a cazzo. C'è Pritchard, c'è l'unico che è rimasto, è Pritchard. Sì, vabbè, con poteri pari a meno di zero rispetto a prima, però, Non so se fa da tramite, roba simile. Diciamo che è l'uomo di Vince, ma è chiaramente in minoranza, quindi... Sì, esatto. Conta e non conta. Cioè, prima era il Deus Ex Machina. Era quello che praticamente dirigeva le storyline di NXT in pratica. E faceva quello che gli pareva. Ecco, adesso invece è completamente diversa la situazione. Lui è sempre lì e sarà sempre una spina nel fianco, per carità. Quindi immagino che se c'è qualche porcata che vedrete perché in qualche modo bisogna metterla dentro. E lui sarà lì a rappresentare quelle cose, ma non è più come prima. Cioè, secondo me... Il Damage Control è stato l'esempio perfetto del controllo narrativo che ha Triple H, ovvero ha il suo pensiero, ma ha sempre la pulce dietro che gli dice fai in questo modo, fai in quest'altro modo. Il problema è, deve prendere una decisione, deve prendere una strada, cominciare a fare il Triple H che era NXT, oppure continuare sulla falsa riga di Vince McMahon. Io al momento sto vedendo solo un grandissimo casino, una grandissima porcata, soprattutto quei titoli di coppia femminile, che sì, è vero, li ha riportati e va bene tutto quanto. Gabbo, purtroppo non hai coppie, cioè l'unica coppia è quella. Se no, mi devi mandare... Ti avrei detto qualcuno, detto porta qualcuno da NXT, ma anche NXT sono messi peggio. Ma per dire, problema... no, Chris. Secondo me non è il fallimento di Triple H. Secondo me è il fallimento soprattutto del team creativo, che nonostante un nuovo capo ha in mente quello che aveva il vecchio capo, non si è adattato. Oltre al fallimento del Triple H stesso, sì, non do solo, cioè non do il 100% di colpa a uno. Esatto, do la colpa un po' a tutti, capito? Non è solo Triple H là, cioè sì, è il capo, però ci sono anche altre persone sotto. Se a quella persona gli dici, dammi un'idea, e lei ti dice, vabbè, no, continuiamo su questa riga, tanto
tanto, cioè che tanto? No, infatti. Capito? Ma hai ragione su questa cosa. Sì, abbastanza, anzi, abbastanza. Comunque, vedremo cosa cambieranno nelle prossime settimane, perché diciamo che con questi pronostici abbiamo chiuso anche noi un arco narrativo, abbiamo chiuso sostanzialmente il 2022, quindi guardateli bene adesso questi pronostici. Guardateli bene perché poi... Non li vedete più. Perché dall'anno prossimo sarà tutto diverso, sarà tutto, tutto, tutto completamente allora, diverso. A proposito di pronostici dell'anno prossimo... a proposito di pronostici dell'anno prossimo, ci saranno ovviamente delle novità. Come ha detto Cheng, Cheng comanda la categoria speciale, ovviamente noi quattro e Marco Enzo Venturini, che non c'è, ma salutiamo, faremo un regolamento. Io ho già oscillato delle cose, poi lo invierò a loro. La prima cosa che dico già da adesso sarà il tempo di consegna e sarà anche i cambi che puoi cambiare dopo aver dato un pronostico e dici no, voglio cambiare, riguarderà i tempi di consegna, i cambi di pronostici e soprattutto le cose scontate tipo Bray Wyatt Extreme Rules, capito? Sì. Vabbè, io non anticiperei tantissimo, ci sono tante cose che cambieranno anche per rendere più interattivi anche con voi i pronostici e vedremo come sarà. Sono arrivati messaggi in privato che chiedevano l'esclusione di Eddie. Ma Eddie verrà escluso l'anno prossimo, ragazzi. Poverello. Vabbè, facciamo così: includiamo Eddie, ma escludiamo Gian. Almeno. Vai, ci sto. No, io stavo dicendo: diamo dei punti bonus a noi del canale che abbiamo creato i pronostici. Io direi: bellissimo tutto questo. Sì, perché noi possiamo. Io, anche dandomi 20 punti di bonus, starei sempre dietro a Eddie. È qualcosa di clamorosamente spaventoso, però vabbè. Assolutamente sì. Signori, noi siamo arrivati nel finale di puntata. Come vedete, cambiano le grafiche, cambiano le sigle. Setostem non cambia, sarà sempre qua, sarà sempre un porto aperto per tutte le opinioni di chiunque le voglia raccontare. Noi, diciamo, ci vediamo settimana prossima con i risultati di questi pronostici, con l'incoronazione del profeta dell'anno, che già qualcuno avrà capito chi è. Tra l'altro Eddie, se non ci dà nulla, lascia campo libero per qualcuno che è al secondo posto. La remontata, boh, vedremo come... Non penso proprio. Non credo. E niente, poi diciamo si concluderà una parte e ci sarà un enorme stacco fino alla Royal Rumble, quindi saremo sempre qua, racconteremo cosa la WWE ci proporrà nel suo main roster e niente, speriamo di avervi sempre qua con noi. Logo nuovo, sigla nuova, intro nuovo, personaggi vecchi, barbe nuove e cappucci. Vabbè, però ormai sono tre puntate che ce l'ho, quindi insomma. Ma ormai è il turnil di Gabbo, ormai cresce la barba e diventa il. No, in realtà io. Ma a parte che sta bene sta barba, è più cattivo. Grazie, è più cattivo. È più cattivo, cioè perché mi definite il più cattivo? Oh. No, ti fa più cattivo, c'è Luca più da cattivo. Assomiglia un po' a Bray Wyatt, no? Come nell'ultima puntata che stava là. La faccia di Wyatt ti ha puttato. Ma guarda, veramente assomigli più a Austin Theory. Non... Cioè, salvami tu almeno, paragonami a qualcuno. No, io voglio solo dire che la storyline di Wyatt vedo che sta prendendo a molti che iniziano a venire dal mio lato, anche dal tuo, Gabbo, quindi... Bello, bello Stanley Knight come primo avversario, bellissimo, proprio ne sentivamo assolutamente il bisogno. A me dispiace più per Ellen Knight, onestamente, che non per Bray Wyatt. Non me ne può fregare di meno, se, ragazzi. No!
ragazzi, per gestire un potenziale come, come Wyatt potrebbe, potrebbe essere il maggiore dei danni della gestione Triple H, che a differenza vostra io non sto criticando minimamente, al di là della, dei due grandi problemi attuali che sono gestione dei titoli di coppie femminili e gestione dei troppi ritorni che poi fai fatica a gestire. Karrion Kross, proprio per farvi un esempio, quello che uso io più di tutti. Sbagliare Wyatt sarebbe un errore gravissimo. Che cioè, quando facciamo la puntata sui ritorni? Sulla seconda parte dei ritorni in WWE? Ma chi è che... ce ne saranno 3 o 4, non di più, non, non giustifica. No, tempo di tornare ai Cardona, Bronson Reed, compagnia bella, poi vediamo. E poi, ripeto, devono ancora tornare Sasha e Naomi. Le basta, stiamo aspettando. Allora, allora, mi stai provocando con Sasha e Naomi e io ti provoco con Big Cass ed Enzo Amore. Magari, a parte che hanno detto che non torno, notizie di oggi hanno detto che non, non, non sono interessati a farli tornare, ma magari. Grazie al Signore, grazie. Ma magari. Allora, allora il talento di Enzo Amore era il talento al microfono, era qualcosa di sublime, perché riusciva proprio a trattenerti, intrattenerti. Il problema è che sono uno peggio dell'altro di, come personaggi al di fuori del proprio personaggio, cioè nel senso problemi esterni, tant'è che l'articolo l'ho scritto io e ho proprio specificato per quale motivo entrambi sono stati licenziati nel giro di 6 mesi. Gabbo, De Gabbo, devi considerare che uno dei miei segmenti preferiti di sempre è Neville quando ha distrutto Enzo Amore, che gli ha messo il contratto in bocca e gli ha tirato un calcione, è uno dei miei segmenti preferiti. Giusto? No, io pensavo Enzo Amore, Big S e John Cena contro non mi ricordo chi. E John Cena era Big Show. No, no, era Enzo Amore, John Cena e Big Cass. Sì, sì, allora, no, lo insieme. Ricordo cosa dice a Gatto, Washington DC, sta... che fece You can Washington DC me, e tipo Cena. Ladies and gentlemen, noi siamo in chiusura di puntata. Ricordiamo Okada viene in WWE, Daniele Tonzi, eh? No, che visto che mi hanno detto, provocano con un ritorno di un giapponese, Okada in WWE. Ma non è un ritorno, cioè, non c'è mai stato. Beh, penso che intendesse un debutto o qualcosa del genere. Poche idee. È stato solo in TNA e in All Elite. Cioè, dunque, tranne che in WWE. Va bene, signori, ricordiamoci che questa sera alle 21:30, lo ricordo, c'è la Big Red Machine con Cristina e Fabio Del Rio. Domani in prime time, la Next Big Thing di Leonardo Lucarini. Da non perdere, che NXT diventa sempre più interessante. E giovedì, colui che ci ha creato questo fantastico nuovo logo, perché l'avete tolto? Eccolo qui. Colui che ci ha creato questo fantastico logo qui di Setto Slam, ovvero Massimo Del Prete con All About Elite. E tra l'altro, ragazzi, occhio a questa puntata di questa settimana, perché Full Gear è stato fantastico. Ma che puntata... No, no, è andata... Non l'ho visto, no, no. Non guardatemi, non l'ho visto, ragazzi. No, non ce la faccio. No, no. Guarda, una volta che ho detto, mamma mia, nel senso, mamma mia, veramente è stato molto bello. Cioè, per me è stato bello. No, no, guarda, l'ho scritto anche in un post su Facebook. Due scelte hanno fatto, azzeccate: titolo a Jamie Hayter, titolo ad NJF, scelte azzeccatissime. Quindi occhio a All About Elite questa settimana. Se non avessero dato il NJF, sarebbe stato a spararsi, comunque. Ah, decisamente sì, NGF ti aspettiamo a Stanford. E detto questo, signori, ricordiamo anche che sabato ci sarà la diretta, la live reaction, torna Big Five Live con Dario Rondanini. Ah, Barbarea. Torna, ha fatto le vacanze, lui fa le vacanze così e se ne va per una settimana, ci lascia a me e tutto, vabbè, meno male vabbè, che torna e ci vedremo insieme all'World Series, o meglio i War Games, perché nella realtà queste per me non sono Survivor Series. Signori, noi andiamo adesso, prepariamo un ride, nel frattempo Cheng Send mille bambini.
Chiaramente era riferito ai ritorni. Quanti ne vuoi? Quanti ritorni? Triplo, quanti ritorni, voi, ritorni sì. Facciamo? Basta. Anche basta. Sì, però va bene. Va bene, in pratica send Matt Cardona. Ladies and gentlemen, alla prossima. Ma anche no. Buonasera, alla prossima. Hola! Ma no, cosa c'è? Titolo Interdonzinentale.